La macchina dell'emergenza è una macchina definita dai protocolli e da un piano dell'emergenza che è aggiornato continuamente, e siccome il personale poi ha un po' di turnover, quindi cambia e poi le cose si dimenticano, dobbiamo necessariamente tenere sempre vigile il piano d'emergenza con il piano di evacuazione, perché in un ospedale che è una zona ad alto rischio con tante persone non è facile essere attivi in pochi minuti e riuscire a mettere in sicurezza un numero magari considerevole di persone. È un obbligo di legge, non l'abbiamo fatto durante il Covid per ovvie ragioni, l'abbiamo fatto nel 2019, lo ripeteremo entro la fine dell'anno in una zona ancora più rischiosa. Grazie a tutti per la partecipazione. Come funziona questa macchina della sicurezza? Sì, tendenzialmente scatta una sirena in tutto l'ospedale che avvisa l'avvenuto incendio, quindi il pericolo di incendio. All'avvenuta accensione delle sirene, tutti i reparti accendono una radiolina che permette la comunicazione trasversale su tutti i reparti. Di fatto, chi prende in carico l'urgenza è il responsabile di gestione dell'emergenza, che si reca sul posto perché è stato contattato a sua volta dall'addetto delle comunicazioni, e in questo caso il responsabile della gestione dell'emergenza si confronta con l'infermiere di riferimento del reparto per avere l'informazione sulla tipologia di pazienti presenti, sulla loro autonomia o meno e sugli eventuali ausili da utilizzare per trasportarli e in quali direzioni trasportarli. Nello stesso tempo viene attivata l'unità di crisi, quindi l'unità di crisi si reca sul posto e con l'RG conferma o meno le decisioni prese e quindi dà il via ufficiale al trasferimento dei pazienti nelle aree cosiddette calme. C'è stata una adeguata e da protocollo assistenza sanitaria sia da parte infermieristica che da parte medica. Il momento dell'evacuazione si è concluso nell'arco di 40 minuti. Dopo 40 minuti tutti i pazienti erano portati nelle zone previste dove dovevano essere raccolti. Sono stati trasferiti con i toboga, con le carrozzine, con i teli, come da procedura. È andato tutto per il meglio. Abbiamo sentito l'allarme e poi cosa è successo? E poi sono intervenute tutte le figure che dovevano intervenire nella maniera corretta, è stata interrotta la corrente elettrica, sono stati chiusi anche i gas medicali, dopodiché i vigili hanno verificato che tutti i pazienti fossero stati evacuati. L'ospedale ovviamente è dotato di un piano di emergenza e di un piano di evacuazione, in più durante l'anno c'è un'attività di formazione costante e continua sugli operatori, in più diciamo che nell'ospedale di Omegna è presente una squadra antincendio H24 7 giorni su 7 formata da 3 unità che ha il compito proprio di presidiare costantemente, quotidianamente, le attività dell'ospedale in modo da fare un'attività di primo intervento e di prima gestione di un'eventuale emergenza antincendio.